Buonasera, grazie di essere qui questa sera. E vi racconto un attimo brevemente chi siamo, come siamo arrivati a questa serata e poi vi introdurrò il conferenziere. Noi siamo Bunta Esperanto Asocio, siamo un'associazione con sede legale a Bologna, ma operiamo su territorio internazionale e in occasione di un progetto europeo a cui partecipano diverse associazioni e società europee che hanno come lingua di lavoro l'esperanto, vale a dire Cosmo Strategio, dalla Scozia, le Centre Culturel Esperanto de Toulouse, Bialystok Esperanto Asocio, Germana Esperanto Asocio e BEA, abbiamo deciso in occasione appunto di questo incontro di proporre alla cittadinanza, a chi vuole assistere, una tavola rotonda su un tema molto importante, interessante, che abbiamo visto che ha riscosso abbastanza successo a una presentazione precedente che abbiamo fatto a Torino a dicembre. I conferenzieri sono loro, grazie di essere qua. Grazie a voi. Vi presento Giade Landreetto, che insieme a Marco Pispia è l'autore di Tutta quella brava gente, Alex Boschetti, scrittore, giornalista, che anche i suoi libri sono qui in casa, poi se volete potete comprarli, e abbiamo anche, cioè è obbligatorio comprarli, cioè sarebbe carino comprarli, comprateli perché sono interessanti, e abbiamo Gianfranca Gastavi, la professoressa Gianfranca, che viene da Torino in rappresentanza dell'associazione Nitobe, che si occupa di diritti linguistici e democrazia linguistica. Il tema della serata, poi ovviamente lo presenteranno un po' meglio loro, riguarda le lingue, le comunità linguistiche, le identità linguistiche, quando queste diventano strumenti di unione e quando diventano strumenti di divisione. Nel frattempo, una curiosità, abbiamo un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'esperanto per gli esperantisti che sono qua. Ecco, quindi di nuovo grazie a coloro che interverranno e buona conferenza. Allora, io sono il moderatore, cioè, abbiamo deciso i ruoli tipo 2 minuti fa, quindi innanzitutto... Cioè, sei il moderatore perché sei seduto in centro. Beh, per quello, okay, simbolicamente non c'entra nulla comunque. No. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qua, grazie di averci invitato, ancora ci stiamo chiedendo il perché, ma in realtà la provenienza mia e di Giadel probabilmente aggiunge un tema, insomma, un motivo di riflessione a questa serata. È particolare perché noi veniamo, non siamo stati chiamati perché siamo particolarmente autorevoli come autore, o perlomeno parlo per me, sicuramente già del di più, ma perché comunque abbiamo un vissuto in una zona che secondo me ci ha portato necessariamente a riflettere sui temi della lingua e sui temi delle comunità che possono o meno convivere. Allora, noi viviamo, siamo nati, abbiamo vissuto per tanto tempo in Alto Adige, quindi veniamo da quella terra, e abbiamo vissuto in realtà in maniera un po' marginale, perché negli anni 80 direi un momento molto, molto difficile di intransigenza, insomma, e di lotta anche con sistemi militari, insomma, tra la comunità tedesca e la comunità italiana. Noi in realtà veniamo però da una terra che annovera 3 comunità linguistiche: quella tedesca, quella italiana e quella ladina. Sul ladino spesso e volentieri si parla poco e si ragiona poco fuori dai confini, diciamo, della nostra provincia. In realtà il ladino è una lingua che è parlata da quasi 18.000 cittadini, insomma, altoatesini, che prevalentemente vivono tra la Val Badia e la Val Gardena, insomma, comunque sono distribuiti anche in altri territori. Il ladino è una lingua cosiddetta retoromanza, è una lingua molto particolare che nel tempo, nei secoli direi, ha costituito dei meccanismi di comunità molto forti. Da qui vorrei partire sostanzialmente, vorrei chiedere, insomma, anche alle persone che mi accompagnano questa sera, sia a Giadel che a Gianfranca, una riflessione su questo tema. Quindi io apro questa serata partendo magari un pochino più da lontano rispetto a quello che è il tema linguistico in maniera specifica, ma
Vorrei partire dal tema di comunità, perché spesso è una parola che utilizziamo e che credo spesso e volentieri venga abusata, ma che cos'è la comunità? Sostanzialmente c'è una definizione molto lasca, diciamo molto generica, che ci racconta di una comunità come di un gruppo di persone unite, diciamo, per obiettivi, unite per interessi, unite sostanzialmente per un modo anche di comunicare. Ok, allora in Alto Adige quando parliamo di comunità parliamo veramente di comunità linguistica e poi magari possiamo fare un piccolo excursus anche storico-politico su questo argomento qua. Però la comunità vuol dire tante cose. Intanto la differenza fra vivere in una comunità, essere comunità o fare comunità. Sono già temi che ci aprono delle riflessioni molto diverse. La comunità, se veramente un insieme di persone che ragiona, in qualche modo si muove verso uno stesso obiettivo, può farlo in molti modi. No, faccio un esempio molto, molto provocatorio e su questo mi piacerebbe che nascesse la prima riflessione. Ci sono le lobby, sono delle comunità. Sono delle comunità sostanzialmente che incidono fortemente sulle scelte del legislatore per interessi privati. Questa sostanzialmente è una definizione molto generica, ma direi anche abbastanza pertinente, di lobby. È una comunità, però è una comunità che ha quel tipo di meccanismo lì, quindi un'azione per arrivare a riconoscere o farsi riconoscere degli interessi privati. La comunità, forse come la intendiamo noi quando parliamo di comunità, invece ha un altro scopo, che è quella sì di porsi come interlocutore del legislatore, e questo è successo anche in Alto Adige, anche se spesso la comunità è sfociata in lobby, di mettersi a disposizione del legislatore per portare avanti delle riflessioni nell'interesse di tutti, quindi nell'interesse collettivo. Questa è una prima grande differenza. Quindi vedete che comunità vuol dire tutto e vuol dire niente, o comunque ci può portare verso orizzonti completamente diversi. Allora, quello che mi chiedo io, allora lo chiedo prima a te, Jadel. In Alto Adige si parla di comunità linguistica al punto tale che quando tu nasci devi per forza dichiarare una tua appartenenza linguistica. Devi dichiararti o madrelingua tedesco o madrelingua italiano sostanzialmente. Questo ha delle ripercussioni poi, o ladino, ha delle ripercussioni politiche molto forti, perché sapete che poi i posti pubblici, una volta che si diventa grandi, sono assegnati anche in base a questa legge che si chiama proporzionale e che in qualche modo assegna dei posti pubblici o un tot numerico rispetto al censimento a persone di comunità di lingua, diciamo, tedesca o italiana, secondo il censimento. Allora io quello che ti chiedo è questo. La comunità linguistica di per sé può essere un'occasione di confrontarsi, la lingua è comunicazione, però spesso e volentieri può essere un boomerang, cioè nel senso che può innescare dei meccanismi di inclusione ed esclusione. È così o è esagerata come definizione? No, non è affatto esagerata. Noi veniamo da un posto veramente strano, bizzarro, ma è una cosa di cui ci accorgiamo semplicemente perché sono 20 anni che non siamo più lì. Quindi a guardare Bolzano e l'Alto Adige da una certa distanza temporale e spaziale cominciamo a vedere delle cose che ci sembrano strane. Però quando noi siamo vissuti lì fino agli anni 90... era per noi normale amministrazione, era normale amministrazione che ci fossero due comunità linguistiche, un concetto che già da bambini era dato per assodato, no? Non credo che nessun altro bambino abbia, come dire, la percezione del fatto che ci siano diverse comunità linguistiche. Abbiamo vissuto una specie di, lo dico naturalmente, metteteci tutte le virgolette possibili immaginabili, una specie di apartheid, all'epoca, perché come diceva Alex, tu nasci in una famiglia italiana e automaticamente per un censimento che ci fu negli anni 80 eri iscritto alla comunità italiana. Non potevi iscriverti alla comunità tedesca perché la tua famiglia era di origine italiana, quindi andavano anche a vedere il tuo retaggio, non il tuo pedigree. E sono sempre cose che mettono un po' i brividi in realtà, però noi era abbastanza normale, per cui se venivi da una famiglia italiana o viceversa da una famiglia tedesca non potevi farti censire in altro modo. Dice, ma che me frega di farmi censire come italiano, come tedesco o come ladino? Beh, il fatto di appartenere a una comunità o all'altra implicava tutta una serie di scelte di vita imposte dall'alto. Alex
ha parlato della proporzionale. La proporzionale è una legge che prevede che chiunque occupi un posto pubblico in provincia di Bolzano abbia diritto a lavorare all'interno, no, dell'apparato provinciale, ma abbia diritto di lavorarci in base a una proporzione. La proporzione è la seguente: se ci sono 10 posti, 7 sono riservati ai tedeschi, 2 sono riservati agli italiani e 1 è riservato ai ladini. Ora, questo in linea teorica potrebbe anche essere sensato, perché in effetti la popolazione dell'Alto Adige, nonostante si parli di minoranza, in realtà è a maggioranza tedesca più o meno, no? In base a questa proporzione, per questo proporzionale. Il problema però sussiste quando questa proporzionale viene applicata in luoghi in cui le proporzioni non sono così. Bolzano è una città all'85% italiana, Merano 50%, Bressanone 60-40%. Per cui capite che, ad esempio, si creano dei paradossi, no? Quando bisogna assumere un medico all'ospedale di Bolzano, lo si assume in base alla proporzionale. Cioè, io potrei essere anche il chirurgo, il chirurgo migliore dell'universo, ma sono italiano e quindi il mio posto è già stato assegnato. Per assurdo, ce ne sono 3 liberi nello slot dei tedeschi, io non vengo assunto. No? Insomma, quindi, l'appartenere a una comunità, in quel luogo lì, ti espone a delle situazioni che condizionano materialmente la tua vita. Chiaro, se poi non vuoi lavorare nel pubblico, questo ha altre influenze. C'è un dato che mi viene sempre in mente e che è un'altra cosa che mi viene in mente quando rifletto, no? A distanza temporale e spaziale da Bolzano. Cioè, noi abbiamo studiato il tedesco già a partire dall'asilo, praticamente. Io ricordo ancora Schildkröte e Schmetterling, no? Tartaruga e farfalla, due cose che ho imparato all'asilo. Quindi, sostanzialmente, tu studi il tedesco per, facciamo finta, 3 anni di asilo, ma insomma la scuola materna, no? Cominciano a operare gli animali, le cose. Poi studi il tedesco per 5 anni alle elementari, per almeno un'ora al giorno, 3 anni alle medie, 5 anni di superiori, no? Quindi tu studi il tedesco per una ventina d'anni e non lo sai. Sono pochissimi gli italiani che conoscono bene il tedesco. E questo è sintomatico, perché c'è un rifiuto quasi psicologico, c'è una barriera che in qualche modo ci fa rimbalzare questa lingua. Eh no, ma siamo in Italia, perché devo imparare il tedesco? No? Questo è l'atteggiamento molto diffuso che ho potuto riscontrare finché andavo a scuola io. Insomma, i miei compagni di scuola, io torno a Bolzano, ancora oggi, tedesco, giusto, ciao, come stai? Ma più di lì, dopo 20 anni di studio del tedesco, dire ciao, come stai e basta, insomma, come dire, no? Una persona normale dopo 20 anni di studio del tedesco dovrebbe essere fluentissimo e parlarlo proprio come lingua. Però c'è un rifiuto. Ora, questo concetto di comunità all'interno di quella città ha creato vari paradossi, oltre a quello della proporzionale. Ha creato anche il paradosso per cui ogni comunità ha cominciato a, io dico sempre, a vibrare in modo diverso rispetto all'altra. Cioè, ci sono delle particelle che vibrano in modo diverso. C'è una città, ad esempio Bolzano, che è italiana, e c'è una Bolzano tedesca. Sono due città che non vengono in contatto. Ci sono luoghi di incontro diversi, ci sono bar diversi, magari l'uno a 10 metri dall'altro, però è come la Buenos Aires di Borges, si sposta, cambia aspetto, i numeri cominciano, no? I numeri civici cominciano a sparire e si trasforma. Se tu entri in un bar tedesco, vedi gente che non hai mai visto in vita tua e la città non è grande. E viceversa. Mi è capitato una sera, tempo fa, di tornare a Bolzano e degli amici mi hanno portato in uno dei pochi posti che sta aperto la notte dopo una certa ora ed è una discoteca orrenda di queste, insomma, con musicaccia terribile, però è l'unico posto aperto dopo le 3 di notte. Sono entrato e c'era una stanza piena di italiani e una stanza piena di tedeschi. Mi è sembrata una follia. Sì, è triste, mi è sembrata una follia totale. Ma io quando vivevo lì non me ne accorgevo di questa cosa, era normale. Io entravo, andavo nella stanza degli italiani, bevo un bicchiere. Poi mi è successa una cosa. Ho smesso di bere. Innanzitutto. E è già quello, no, ti ha risolto un po' alla base. Mi è successa una cosa strana, se vuoi, rara, una cosa non comunissima. A 15 anni
come si dice dalle altre parti, ho avuto un'amorosa, una fidanzata, una ragazza, chiamatela come volete, tedesca. E ho scoperto una città completamente diversa. Ho incontrato gente che non avevo mai incontrato prima, ho frequentato locali che non avevo mai frequentato prima, ho conosciuto sale prove, perché poi a Bolzano all'epoca si suonava tantissimo, c'erano tante sale prove, c'era una scena hardcore molto viva, una scena punk molto viva. Ho scoperto nuovi gruppi, un mondo completamente diverso all'interno della stessa città. In un'altra città questo non sarebbe successo, quella comunità lì sarebbe stata tutta assieme, no? La comunità dei punk, la comunità hardcore, la comunità di quelli che suona. Erano due comunità completamente separate. C'è stato solo un piccolo varco spazio-temporale in un bar che a un certo punto è riuscito in qualche modo a far vibrare per pochissimo tempo le particelle di italiani e tedeschi, più o meno secondo lo stesso diapason, per cui riuscivamo a incontrarci. Quindi queste sono state le due esperienze con cui io ho attraversato l'altra comunità, da prima grazie a un amore, il primo amore, e poi grazie alla musica e un posto che in qualche modo era Holler, riusciva a mettere assieme per pochissimo tempo delle persone con particelle che vibravano in modo diverso. È stato interessante perché lì ho conosciuto un sacco di ragazzi della comunità tedesca, e per quel periodo che ci separava dagli ultimi anni delle superiori all'università, eravamo tutti più o meno coetanei, abbiamo vissuto assieme qualche anno e abbiamo fatto delle cose assieme. Poi dopo ci siamo persi di nuovo, perché anche lì la comunità si divide. Gli italiani vanno a studiare a Trento, a Padova, a Bologna. I tedeschi vanno a studiare a Vienna, a Berlino, a Innsbruck. No? E quindi nuovamente la comunità si divide. Ma questi sono gli aspetti di vita quotidiana. Io a Torino raccontavo del fatto che un altro grossissimo paradosso, un altro grossissimo... non mi sembrava tale, un'altra grossissima assurdità che abbiamo vissuto grazie alla divisione in comunità linguistica è il fatto che ci siamo svegliati nel cuore della notte, che avevamo più o meno 14-15 anni, al suono delle bombe. Bolzano è saltata in aria fino al 1992. Il terrorismo in Italia è cominciato in Alto Adige, se la possiamo definire Italia, ed è finito più o meno in Alto Adige. Le bombe, le prime bombe sono scoppiate là e l'ultima bomba è scoppiata lì, 1992. Me lo ricordo ancora oggi, nel cuore della notte ho spalancato gli occhi per un boato che era un tuono, ma era un tuono strano. Era via Genova che stava saltando in aria. È saltata in aria la sede della RAI, Piazza Mazzini. È saltata in aria l'UPIM, quale simbolo del negozio italiano per eccellenza, in via Valdagno, in via Roma. Ma questo succedeva negli anni 90. Io quando lo racconto adesso... Non ci crede nessuno. No, quasi non mi ci crede. Ma come, ti svegliavi al suono delle bombe? Sì, mi non svegliavo andavamo a scuola, non andavamo a scuola. No, le scuole erano chiuse. Perché mettevano le bombe nei cassonetti vicino alle scuole. Ah, certo, scuole italiane. Scuole italiane, e quindi mi ricordo anche io, andavamo alle medie, ma mia madre mi svegliava la mattina e mi diceva: oggi non si va a scuola. Oggi allarme bomba, era una roba normalissima. No, vabbè, esatto. Ok. O la neve, cioè, o le bombe, cioè era quella roba lì per cui non si andava a scuola. Capite che, no? Le comunità portano anche a questi paradossi, e non sono gli unici. Negli anni 90, prima di venire a Bologna, lo ricordo ancora oggi, c'era un serial killer che si aggirava per le strade di Merano e sparava a quelli che parlavano italiano. Tu andavi di notte tranquillamente con gli amici, parlavi in italiano, poi si tirava fuori il fucile e ti sparava. Si chiamava Ferdinand Gamper, ha fatto una fine da film d'azione con carabinieri all'inseguimento, caccia all'uomo, una baracca incendiata in campagna, sparatorie, è successo di tutto. La tranquilla Bolzano. La tranquilla Bolzano, che è quella che descriviamo nei nostri romanzi. Nei nostri romanzi, peraltro. Allora, Gianfranca, guarda, allora, riprendo un attimo quello che poi è il titolo della serata, no? Adesso abbiamo parlato della lingua, associandola al tema della barriera, no? Però in Alto Adige a Bolzano è successa anche un'altra cosa a un certo punto, l'euregio. Anche questo è un fatto che è accaduto di natura politica che è molto poco conosciuto nel resto d'Italia, e cioè... si è voluto sperimentare, è stata quasi una prima palestra, diciamo, dell'Unione Europea, così per come è oggi, si è voluto sperimentare una sorta di governo politico che accomunasse
un territorio che andava oltre i confini dell'Alto Adige e che racchiudesse in sé diverse comunità linguistiche. Come a dire, proviamo a ragionare in un'ottica che vada al di là dei confini. Proviamo a vedere se riusciamo a costruire una sorta di territorio che, per carattere orografico, linguistico, culturale, ha degli elementi in comune e che ci possono permettere di costruire o ipotizzare o proporre delle politiche che vadano bene per questa comunità, che è una comunità in realtà non stretta e imprigionata dentro l'idea di lingua, ma che anzi condivide proprio l'idea che la pluralità di lingue, di visioni e di culture possa diventare un meccanismo virtuoso. È stato un esperimento che ha avuto un riferimento forse troppo accademico per certi aspetti, e questo può essere uno dei tanti motivi, ma il dibattito qua è lungo, del fallimento. Però l'intenzione c'è stata, e in realtà sono stati investiti molti finanziamenti pubblici per provare questo tipo di collaborazione di governo. Okay? Quindi è vero che in dei territori come il nostro si è creata sempre una grande divisione, un grande scetticismo, una convivenza che è particolarmente promossa a livello nazionale come un esempio di convivenza, ma in realtà è stata una convivenza difficile, una convivenza guardandosi insomma in maniera molto sospetta. Però l'idea che attraverso la pluralità si potesse creare un qualche cosa di importante anche a livello fattivo, quindi politico, c'era. Quindi vedi che la lingua non è solo uno strumento di divisione, ma può essere anche un ponte in qualche modo. Allora mi chiedo, l'esperanto, visto che comunque è il tema insomma dominante della serata, è spesso visto come una lingua, un linguaggio o una lingua, qua mi direi tu, che ha a che fare molto con i temi della democrazia, della convivenza, dell'apertura, di una comunicazione che va oltre i confini. È un'idea banale, grottesca, un'idea che ci arriva filtrata da una non conoscenza reale nostra di questa lingua, oppure cosa c'è di vero e quali sono gli orizzonti oggi nel 2020? Allora, parto dal rispondere alla prima tua domanda. Intanto, cos'è vero di questa percezione che si ha dell'esperanto? In primo luogo, sì, è una lingua, non è un linguaggio, è una lingua. Ha una sua storia, una sua letteratura, ha anche una sua musica cantautorale, ha una serie di produzioni culturali tradizionalmente legate alla lingua, così come si conosce, che caratterizzano anche l'esperanto. Quindi sì, è una lingua a tutti gli effetti. La percezione che tu mi raccontavi l'hai definita potenzialmente banale, grottesca, dell'esperanto come possibile visione anche in un futuro di democrazia linguistica. Non la definirei tanto in questo modo, quanto utopica, ecco, forse utopica sì in questo senso, quanto potenzialmente potrebbe davvero diventare uno strumento, se ne parlava soprattutto negli anni 60 come di una potenziale lingua europea. Poi per vari motivi, soprattutto di tipo politico ed economico, non è più stato così. Per questo io tenderei più che altro a parlare di utopia, ma non di utopia come piano irrealizzabile, quanto di un piano molto difficilmente realizzabile secondo le attuali circostanze economico-politiche, nel senso che è chiaro che manchi una lungimiranza nel considerare certe peculiarità che ha la lingua esperanto rispetto ad altri veicoli linguistici per poterle estendere su ampia scala, ad esempio come formazione diffusa, ad esempio nell'istruzione di diverso grado. Se poni questa domanda a un esperantista, di sicuro ti risponderà con un'esemplificazione molto chiara. Allora, l'esperanto nasce già nelle idee originarie del suo fondatore, di Zamenhof, come una lingua che dovesse essere seconda lingua per tutti. Non avrebbe dovuto essere una lingua materna, perché è il discorso della madrelingua, dell'appartenenza prioritaria ad una lingua, che crea disuguaglianza, che crea un dislivello, un gap tra un parlante di prima lingua, chiamiamolo in questo modo, e un parlante allofono che apprende in secondo luogo
quella tale lingua. Nell'esperanto questo non avrebbe dovuto esserci. Poi a livello storico invece ci sono anche famiglie che hanno desiderato che crescere i propri figli utilizzando l'esperanto come lingua materna, ma questo è un altro discorso. Di fatto l'esperanto, potrei dire, anche se non ho dati statistici alla mano, è per la maggior parte, se non per la quasi assoluta maggioranza dei parlanti esperantofoni, la seconda lingua, una lingua acquisita, che in questo modo garantisce anche una sorta di equità, non facilmente misurabile, però effettivamente è tangibile, nel fatto che tutti arrivino a questa lingua comunque con un percorso di studi, partendo però da un punto di vista completamente diverso, e quindi tutti più o meno possono trovare delle difficoltà come degli aspetti analoghi di facilità. Questo è un primo esempio molto tangibile, molto concreto di equità linguistica, quindi questo mi sento di affermarlo con una ragionevole dose di dati empirici che potrebbero confermare. Arrivando alla tua ultima domanda, nel 2020 cosa ne facciamo dell'esperanto? Come sarebbe possibile espanderlo o comunque davvero utilizzarlo in questo senso? E ritorno all'affermazione che da cui sono partita. Dipende essenzialmente dalla volontà politica che c'è a monte. Dipende dalla volontà, io dico politica, ma in un senso in un'accezione davvero molto ampia, cioè di visione della cosa pubblica, non intendo il termine politica con una restrizione di prospettiva semplicemente ai politicanti attuali, ma una visione ampia di che tipo di società immaginiamo per il futuro. Ora, dobbiamo chiederci, davvero desideriamo una società fondata sulla pace e sui ponti, o forse a una certa parte fa anche più comodo avere a che fare con una società profondamente divisa al suo interno, in cui la disuguaglianza caratterizzi anche i rapporti quotidiani tra le persone. Forse da un punto di vista economico, lo dico con grande rammarico, ci stiamo muovendo molto verso la seconda direzione, ma si tratta di volontà, non si tratta di fattibilità o di potenzialità insite nella lingua esperanto, che invece le ha già. Questo è tangibile. Quando all'inizio del dibattito si è partiti dal concetto di comunità, io ho notato alcune suggestioni che secondo me erano lampanti nelle riflessioni che portavate sulla realtà territoriale, linguistica, comunitaria dell'Alto Adige, che nel mio caso molto provinciale ho frequentato più che altro da turista, pur percependo tanti aspetti che poi ho ritrovato nelle vostre suggestioni. Voi avete parlato di comunità come caratterizzata anche soprattutto da una comunione, da una sintonia rispetto agli interessi e agli obiettivi. Io aggiungerei un altro elemento, in questo mi fondo molto sui miei studi in ambito psicologico. C'è un aspetto che caratterizza ogni comunità culturale, che è la condivisione di senso e di significato che si dà alle esperienze. Questo modifica radicalmente la percezione stessa che si ha della realtà. Diventa allora la comunità un aspetto fondamentale sia da un punto di vista individuale, come riferimento identitario. Desidero far parte di una comunità perché attraverso quella comunità io sviluppo anche un'identità, o comunque in qualche modo trovo un punto di riferimento, mi ci riconosco. E attenzione, questo è un aspetto tra l'altro che io osservo molto anche nella stessa comunità esperantista. Quindi, come possiamo caratterizzare la comunità esperantista rispetto ad altri tipi di comunità? Esiste? Sì, esiste secondo me, perché offre già un punto di riferimento identitario dal punto di vista individuale e psicologico, possiamo anche usare questo termine. È anche vero che appunto la comunità culturale, come voi dicevate prima, condivide degli interessi, porta avanti anche delle battaglie per obiettivi e interessi comuni, ma soprattutto plasma una visione comune della realtà che influisce anche sulla percezione stessa di un'eventuale minaccia esterna. Parlavate della tendenza che in alcuni momenti storici si è osservata ad una maggiore chiusura, con forme poi di discriminazione positiva che voi avete citato, ad esempio a livello concorsuale. Come si arriva a quel livello? Si arriva essenzialmente dal percepire una minaccia. Una comunità si chiude, irrigidisce i propri confini, prima di tutto perché parte di una percezione interiore di minaccia e quindi di necessità di innalzare queste barriere per proteggerci e per proteggersi essenzialmente. Quanto poi questa minaccia sia reale,
o sia essenzialmente frutto di stati interiori, di una minaccia essenzialmente percepita, ma non eventualmente davvero rispecchiata dalla realtà, questo dipende molto dai casi. E è un dato di fatto comunque che un irrigidimento, una necrotizzazione anche di dinamiche culturali interne ad una comunità, per cui la comunità tende a chiudersi, la comunità tende a lottare nei confronti dell'altro, a segregare l'altro ma anche segregare se stesso, deriva sempre da una percezione di minaccia. È un modo per difendersi. Quanto poi la minaccia sia davvero preoccupante, potenzialmente pericolosa, e quanto no, questo è un altro discorso. Ma nel momento in cui una comunità invece non si sente minacciata, tutto fluisce, tutto è più permeabile, i confini non ci sono perché non servono i confini, e soprattutto tutto diventa anche più facilmente modificabile. Non si teme il meticciato in una comunità che è già serena al suo interno. Quindi forse la domanda che potremmo porci è quanto i confini, le barriere che vengono costruite vuoi dai membri della comunità, vuoi da chi le gestisce, chi ne governa alcuni aspetti strutturali, quanto sono in qualche modo frutto di un'errata percezione o comunque di una percezione in qualche modo vincolata a un passato storico, e quanto invece rispecchia davvero una realtà attuale. Forse potremmo chiederci anche questo. Sì, interessante questa cosa, e infatti siccome il tema è complicato, adesso lo giro subito a Giada. Però al di là di questo, io mi è fatto venire in mente due cose. Il fatto che comunque parliamo di comunità, ma tutti noi apparteniamo a una comunità, ma a mille altre nello stesso tempo. Mi è capitato recentemente, qua faccio endorsement proprio selvaggio, di dover scrivere un articolo per Auto, ok? Grande livello intellettuale per cui sono stato chiamato deve essere quello. Auto è un giornale che sapete che sostanzialmente compra chi vuole comprare una macchina nuova, non chi vuole approfondire, diciamo, le proprie visioni, orizzonti del mondo. Però si ragionava sul tema comunità degli automobilisti, comunità dei scooteristi, la comunità dei pedoni, anche quelle sono comunità, ma se ci pensiamo... E io quello è quello che ho scritto, cercando di semplificare al massimo chiaramente la narrazione. Noi facciamo parte di tutte queste comunità a volte nella stessa giornata. E quando siamo automobilisti e ci passa il ciclista a destra o il motorino dall'altra parte, parliamo il linguaggio degli automobilisti, ci indigniamo come normalmente si indignano gli automobilisti, ma alle 3 del pomeriggio andiamo a prendere il nostro figlio a scuola in bici e impariamo tutto un altro linguaggio, comunque perché lo riconosciamo. Ed è nostro anche quello dentro. Non è che togliamo uno zaino e ce ne mettiamo un altro. Siamo sempre noi con lo stesso zaino, fondamentalmente. Però impariamo quell'altra indignazione, dimenticandoci improvvisamente, con una sorta di coup de théâtre, che poche ore fa eravamo quell'altra roba lì. Cioè eravamo il nemico che adesso abbiamo individuato. Questo mi ha fatto pensare, perché effettivamente noi in realtà ci sentiamo di appartenere a una comunità per condivisione, diciamo, soggettiva, ok? Cioè, in quel momento sentiamo che quella comunità ci sta rappresentando di più, ma non è detto che quella comunità ci rappresenti generalmente, ok? Ecco, quindi questa provocazione per lanciare sostanzialmente una riflessione che chiedo, insomma, a Jadel. Alexander Langer, che è stato, diciamo, un nostro concittadino, ma è un orgoglio, no? Sostanzialmente della nostra terra, aver avuto un intellettuale di questo calibro, che si è tolto la vita nel 95, immagino che conosciate tutti molto bene, e ha avuto una vicenda politica personale molto molto importante, tra lotta continua, ma non solo, doveva diventare addirittura sindaco di Bolzano a un certo punto. Ma perché non è riuscito? Per un motivo tecnico, e cioè per il fatto che lui ha rifiutato per due volte, lui su tirolese germanofono, ha rifiutato per due volte di partecipare al censimento, cioè di dichiararsi appartenente a un gruppo linguistico. Che immaginate poi in quegli anni, come diceva già del prima, era un gesto, non era tanto provocatorio nel suo caso, però era un gesto invece
di apertura. E lui ha sempre detto: la lingua, finché mette in comunicazione le persone, è il più grande strumento che abbiamo, la più grande arma che abbiamo. Ma quando la lingua non viene parlata, viene urlata, diventa sostanzialmente la nostra lapide. Questa è una frase tipica di Alexander Langer, che a me è piaciuta molto. Allora mi richiamo a quello che tu dicevi. Gli orizzonti che potremmo avere adesso, sostanzialmente, rispetto all'appartenenza di una comunità linguistica. Appartenere a una comunità linguistica perché si crede che all'interno di questa comunità linguistica si possano aprire le barriere, si possa entrare in comunicazione con più popoli, questo penso che non sia neanche un'utopia, sia proprio un dovere che forse abbiamo come cittadini. Ma davvero riusciamo a fare una cosa del genere? Diciamo che quelli che sono un pochino i suggerimenti che ci arrivano da questi mesi, anche e torniamo nella dimensione molto locale, molto nazionale, sostanzialmente ne parlavamo prima, fra l'altro, che ci arrivano da questi mesi, diciamo, sono preoccupanti, perché il populismo è esattamente la negazione di tutto questo, è esattamente la negazione dell'approccio langeriano all'idea di comunità. Ok. Allora, prendo un po' di suggestioni, le mescolo, anche perché il mio bisnonno faceva l'orologiaio, e molto spesso succedeva che aggiustava degli orologi avanzando dei pezzi e con i pezzi avanzati costruiva altri orologi. E quindi io con i discorsi faccio un po' questo. Allora, Alexander Langer innanzitutto si è speso tantissimo al momento della guerra in Jugoslavia perché voleva utilizzare l'esperienza della convivenza su tirolese come paradigma di successo per, come dire, in qualche modo riuscire a creare comunità laddove una comunità si era sfaldata e si era divisa. Non dico che si sia suicidato perché non ci è riuscito, ma la cosa l'ha sicuramente molto 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 provato. Anche perché la convivenza in Sud Tirolo funziona perché è innaffiata di soldi, ok? Se non ci fossero i soldi ci saremmo scannati come faceva Gamper, andremo in giro col fucile a prenderci fucilate. Faccio una piccola parentesi che mi fa venire sempre la pelle d'oca, perché quando sento parlare di Alexander Langer a Bologna mi viene in mente una cosa. Alexander Langer è stato uno dei fondatori dei Verdi, del movimento ecologista, quando ancora il movimento verde ecologista, insomma, aveva una sua identità ben precisa, forte, e aveva delle istanze da portare avanti. Bene, Alexander Langer, forse non lo sapete, ma a Bologna, io mi occupo anche di toponomastica, di guerriglia odonomastica, a Bologna c'è un luogo intitolato ad Alexander Langer. Sapete qual è? È la rotonda davanti all'XM24. L'ecologista Alexander Langer si sta rivoltando nella tomba. Nella rotonda? Nella rotonda. Esatto. Si sta rivoltando, perché non può intitolare una rotonda simbolo della cementificazione, della gentrificazione, di una politica totalmente scriteriata e dedita al profitto, che ci lascia degli scheletri di palazzi lasciati a metà, che sposta comunità intere, che sta trasformando totalmente le comunità. Non può intitolare la rotonda davanti all'XM24, oppure sgomberare l'XM24, non può intitolarla ad Alexander Langer. Cazzo, facevi prima a intitolarla Klaus Barbie, non lo so, cioè una cosa del genere. Allora, questa è un'idea. Ecco, beh, guarda, visto quello che sta succedendo in città, visto che ad esempio in Cirenaica è stata tolta l'insegna del giardino dedicato a Lorenzo Orsetti per intitolarlo a qualcun altro, per carità, senza nulla togliere con qualcun altro, però così senza manco pensare a quello che stavano facendo, insomma, qua il discorso potremmo non aprirlo, divaricarlo, però non è il caso. Allora, torniamo indietro. La questione dell'alterità, dell'altro da sé, è fondamentale e ai giorni nostri è diventata ancora più presente, scottante e continua a interrogarci, l'altro da sé. Fino a qualche anno fa, fino a pochi decenni fa, l'altro da sé era un'entità che aveva a che fare con qualcuno di molto simile a me. Adesso le cose sono diverse. Per noi che siamo nati e cresciuti in Sud Tirolo, l'altro da sé era una presenza costante. Noi ci confrontavamo continuamente con qualcuno di completamente diverso, che non ci voleva e che noi non volevamo. Dietro questo libro c'è una frase che l'editore ha coraggiosamente accettato di riportare, una frase presa dal libro, che dice: terroni, tedeschi, italiani, zingari, immigrati, ognuno è il negro di qualcun altro. Questa cosa qua noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle fin da piccoli.
l'alterità ha comportato, soprattutto in quel territorio, tutta una serie di confronti anche violenti che diventavano la quotidianità. Ma sarebbe il caso di dire come questo è cominciato, no? Perché sembra... Lei è venuta in Alto Adige da turista, forse qualcuno di voi c'è stato, avete in mente ovviamente un tipo di immagine, no? Probabilmente la montagna, i fiori, i gerani alle finestre, lo sci, il mercatino di Natale. In realtà non è esattamente così. Bolzano, ad esempio, è una città proletaria, è una città operaia, è una città con dei quartieri periferici, con dei palazzi alveare che sono finiti anche in una delle mostre dei palazzi più brutti del mondo, i famosi pifferi di Viale Europa. Palazzi progettati da architetti tedeschi per proletari italiani. La comunità in questo senso ha generato anche delle identità politiche ben precise. Bolzano è una città fascista. Il 6% del Consiglio Comunale di Bolzano è di Casa Pound. A Bolzano la maggior parte, la maggioranza degli italiani sono fascisti. Questo però deriva da vari fattori che hanno a che fare con il confronto continuo con l'altro da sé. Cioè, io sono fascista perché l'essere fascista significa difendere e sottolineare la mia italianità. Ok? Magari non sono veramente fascista, però lo sono perché ho bisogno di difendere questa mia identità. In città a Bolzano c'è un basso rilievo con Mussolini a cavallo, una roba enorme, gigantesca. Mussolini a cavallo che fa il saluto romano, attorno c'è tutto un basso rilievo che racconta le gesta coloniali italiane. Questo basso rilievo è stato finito nel 1957. 57! Con l'avallo delle autorità politiche italiane dell'epoca, che hanno detto sì, tranquilli, finitelo pure, non c'è problema. Tanto, questo serviva a sottolineare l'italianità di Bolzano. In pieno centro a Bolzano c'è un monumento che si chiama Monumento alla Vittoria, con dei fasci littori alti 8 metri e la scritta «Qui ponemmo le insegne alla fine della patria, qui siamo venuti a civilizzare i barbari con la lingua, con le leggi e con le arti». Ma cazzo, metterei anch'io delle bombe se mi mettessero una cosa. Cioè, che non è escluso, peraltro, che tu l'abbia fatto. È su questo. Ora, capite che l'alterità, l'altro da sé, è un meccanismo veramente micidiale. Riconoscersi in una comunità significa anche riconoscersi in dei valori che questa comunità si porta dietro. Significa anche aderire, no, al partito dell'automobilista, dello scooterista o del fascista. E lì funziona così. E lì funziona così. Perché i tedeschi sono privilegiati? Perché il contadino tedesco deve ricevere del denaro dalla provincia per rimettere i gerani sulle finestre? Perché deve ricevere un sacco di soldi per i suoi cavolo di meleti che non vendono manco mezza mela e però la provincia li riempie di soldi e io devo farmi il culo in fabbrica? No? Tutti questi meccanismi generano conflitto. Le comunità linguistiche si portano dietro delle identità di questo tipo che hanno a che fare anche con la politica. Ma se noi andiamo a vedere a monte, dall'altra parte, è ovvio che noi siamo l'altro per i tedeschi. E il conflitto nasce perché la prima marcia fascista fatta in Italia non è quella di Roma, 2 anni prima l'hanno fatta a Bolzano la marcia. Prima del 22 c'è stata una marcia fascista a Bolzano e i fascisti in camicia nera hanno marciato, ok? I consiglieri di Casa Pound l'hanno riprodotta, cazzo, 6 anni fa l'hanno riprodotta in piena città, uguale identica, hanno fatto la stessa marcetta, hanno marciato. Quando la fecero i fascisti nel 1920 ci scappò pure il morto, un maestro di lingua tedesca, Pera Toner, fu ucciso durante la prima marcia fascista sul suolo italiano. Ma perché quello è suolo italiano? Chi l'ha detto, no? Molto spesso mi capita di sentire un aneddoto. Ah, sono stato in Alto Adige, ho chiesto un caffè. E non me l'hanno dato perché l'ho chiesto in Italia. Cazzo, siamo in Italia. Però. Siamo in Italia, cazzo, il caffè me lo devono dare. Classico. Quello. Questa è una leggenda urbana. È una leggenda urbana perché non esiste. A me non è mai successo. Io sono nato e cresciuto lì, non mi è mai successo. Può essere che a qualcuno sia successo. È una legge, secondo me è una leggenda urbana. Ma questa leggenda urbana, voglio dire, torniamo un attimo indietro nel tempo.
Il Sudtirolo ancora oggi è una colonia italiana. Fa strano, ma è così. È una colonia italiana. Perché quel territorio lì è stato colonizzato dagli italiani, ok? Quando sono arrivati, durante il ventennio, sono stati spostati in massa dal Duce, che ha costruito delle case popolari per loro, ha costruito le acciaierie, ha dato del lavoro alle comunità. Le ha costruito le case senza riscaldamento, ma la Bolzano. Okay, adesso. Cosa volete che sia? Però c'era il giardino. Però c'era il giardino. Ha spostato intere comunità dal sud Italia, dal centro Italia, certo dal Veneto, ha italianizzato il territorio, ma non si è limitato a questo. I tedeschi non potevano parlare la loro lingua. Era vietato parlare tedesco. Si formarono così le cosiddette Katakombenschule, cioè le scuole nelle catacombe, che erano scuole clandestine come quelle dei cristiani dei primordi, in cui si insegnava il tedesco e si parlava tedesco, ma non si poteva fare, non si poteva parlare tedesco, i tedeschi non potevano lavorare all'interno delle aziende pubbliche, non potevano ricoprire cariche politiche, i nomi sulle lapidi di famiglia vennero cambiati. Tu ti chiamavi Weiss, niente, arrivava lo scalpellino, Bianchi sulla tua... La toponomastica. Venne incaricato l'allora senatore Tolomei di cambiare tutti i nomi delle località con degli orrori semantici, linguistici, terrificanti. Ma capite che cambiare il nome a un luogo ha una specie di effetto magico sotto chi ci vive? Perché nominare una cosa è fare un incantesimo. In inglese si dice spell, no? Spell è l'incantesimo, ma to spell significa anche sillabare. Cioè, quando nomini qualcosa, fai una magia. Se dico trattore, ecco, nelle vostre menti è apparso un trattore. Se non è magia questa, cazzo. Allora, Tolomei cambiò tutti i nomi dei luoghi, non solo sulle lapidi di famiglia, ma i luoghi cominceranno ad avere altri nomi. Il famoso Rosengarten, giardino delle rose, la montagna che si illumina di rosa al tramonto, la chiamò Catinaccio. Allora, io che vivo all'ombra del Rosengarten, come dire, no? Ho una certa propensione psicologica nei confronti della vita. Cioè, la stai vivendo sul personale, esatto, questa cosa. Io che vivo all'ombra del Catinaccio, ma okay, insomma, non è proprio la stessa cosa, no? Neumarkt, Egna. Lui disse che andò a cercare i vecchi toponimi latini, ma chi lo sa cosa andò a fare, cosa fece. Comunque, ancora oggi, la questione della toponomastica, parola che noi impariamo all'asilo. Noi all'asilo sappiamo cos'è la toponomastica. Se avete dei bambini, chiedete loro, sai cos'è la toponomastica? Noi lo sapevamo all'asilo. Perché a Bolzano le strade hanno due nomi. Via Roma, Roma Strasse. E nelle valli ladine ne hanno tre. Via Roma, Roma Strasse e Streda Roma. No? E ancora oggi su questo la politica fa delle battaglie ferocissime, cruente, tutti i santi giorni, come se non ci fossero altri problemi. Ok? Allora, bombe fino agli anni 90. Colonia italiana. Ci mettiamo pure gli americani perché in realtà l'Alto Adige dopo la Seconda Guerra Mondiale rimane italiano per volere degli Stati Uniti, no? Sembra che faccia teoria del complotto, ma è così, perché era il confine naturale che avrebbe bloccato un'eventuale invasione dell'Austria, no? La Russia sarebbe entrata dall'Ungheria in Austria e si sarebbe fermata al Brennero. Siccome l'Italia era la portaerei americana più grande che avesse in Europa, disse no, dobbiamo mettere l'Italia alla nostra portaerei, per cui il confine va messo al Brennero e l'Alto Adige rimane italiano, per cui ci sono anche gli americani di mezzo. Quindi bombe, americani, fascismo, fascismo dopo il fascismo, perché comunque anche i governi non fascisti appoggiavano una specie di fascistizzazione per difendere l'italianità del luogo, migrazioni di massa, perché anche con l'alluvione del Polesine dagli anni 50 in poi arrivarono un sacco di veneti a Bolzano, l'arrivo anche degli istriani, insomma una vera polveriera che si è riuscita a gestire con piogge di denaro, piogge di soldi, perché in fin dei conti il proletario bolzanino che sì, lavora in acciaierie, però c'aveva la sua casa, magari col giardinetto, no? E questo è stato un modo di gestire il conflitto. Ora, da qualche anno, da qualche decennio, come succede nel resto d'Italia, anche lì il problema dell'altro da sé sembrava quasi, no? Ormai, come dire, messo all'interno di una parentesi, è riscoppiato, perché naturalmente i fenomeni migratori sono arrivati anche lì. E questo perché? Perché l'Austria ha bloccato i confini, nuovamente il confine del Brennero,
E tutti i migranti che cercano di uscire dall'Italia per andare nel resto d'Europa vengono respinti al Brennero e arrivano in città, arrivano a Bolzano, che è una cittadina di 100.000 abitanti. E questo ovviamente comporta tutta una serie di disagi. Questi disagi, questo confronto con un nuovo altro da sé, non ha rinsaldato le due comunità italiane e tedesche, no? Però ha trovato un terzo nemico, un terzo altro contro cui prendersela, perché naturalmente è l'ultimo arrivato, il più sfigato di tutti, e quindi è ancora più facile prendersela con lui, e anche perché in effetti ci sono dei disagi abbastanza forti per Bolzano, che è una città... Sì, abbastanza tranquilla adesso, sì, insomma. Adesso, però è adesso, un po' quello che adesso succede anche a livello nazionale, mi viene da dire. Esatto, ma lì si sente particolarmente, perché questa cosa... Però non si spiegherebbe, per esempio, queste votazioni quasi bulgare, diciamo, al sud, a favore della Lega Nord. Esatto, e chiudo per arrivare al populismo, e quindi a Bolzano, improvvisamente, insieme a Casa Pound, all'ex Movimento Sociale Italiano, arriva la ribalta alla Lega, arriva la ribalta dall'altra parte, arrivano la ribalta i Freiheitlichen, che sono i nazisti. Freiheitlichen non vuol dire liberali, ma sono è il partito nazista, separatista. Al comando dei Freiheitlichen c'è Eva Klotz, che è la figlia di un noto terrorista che fino agli anni 70 ha messo delle bombe, che ha cominciato ad erodere dei voti al partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana altoatesina, che era l'SVP. Quindi l'alterità, l'arrivo di un ulteriore altro da sé ha spostato nuovamente, se già non era così, ma insomma ha spostato nuovamente l'ago della bilancia politica verso il populismo. Ecco, guarda, allora io proverei a riportare dalla dimensione molto locale il discorso, diciamo, su un piano, una riflessione, insomma, un pochino più ampia, legata di nuovo al tema della lingua, al tema dei popoli e delle lingue, sostanzialmente. È vero, mi ricollego a quello che diceva Giadel, che mi fa sorridere, perché è il modo, perché mi ci ritrovo completamente, cioè anche le parole che usiamo connotano fortemente quello che siamo, non è il contrario. Cioè, quando noi appunto a Bolzano abbiamo sempre detto, stasera dove andiamo? Andiamo in città. Sì. E viviamo in città. Ma andiamo in città significava dire andiamo in centro, perché fondamentalmente il centro è tedesco, le zone di periferia, come diceva lui, appunto sono un inurbamento successivo, diciamo, che nasce perché Mussolini aveva messo le industrie metallurgiche, le falche, in modo da attrarre lavoratori, manodopera italiana, eccetera, eccetera, negli anni 30 e quant'altro. Quindi noi, però questa roba succede tanti anni prima che noi fossimo ragazzini, però noi si dice, che si fa stasera? Cioè, ci vediamo, non so, da Picchio, quindi nella zona nostra, o andiamo in città, che è a 3 minuti e mezzo a piedi da dove siamo, peraltro. Quindi questi, i modi che abbiamo di parlare raccontano un po' quello che siamo, no? Recentemente parlavo con una mia amica tedesca e mi parlava di questa, appunto, ha tirato fuori una parola che era lo slassing, parlando di figli, no? Diciamo, Lo slassing. Io un po' il tedesco lo parlo male, no, ma, nonostante i 20 anni di studio. Ma perché poi sono stato in Germania, perché l'ho imparato lì in realtà. Okay. E però dicevo lo slassing, io non ho mai sentita questa parola, no? Però mi ha affascinato, perché vuol dire praticamente lasciare andare. E questa parola la si utilizza in relazione ai propri figli. Cioè i tedeschi usano molto questa parola, una parola di cui non c'è il corrispettivo italiano sostanzialmente, per dire bisogna imparare, man mano che crescono i figli, a lasciarli andare. Cioè a non essere troppo attaccati, troppo chiocce, no? Nei confronti dei figli. E noi non ci abbiamo un corrispettivo, perché noi siamo chiocci con i nostri figli. Quindi non abbiamo neanche la necessità di inventarci una parola per raccontare il contrario di questa cosa qua. Perché non ci interessa, non ci importa, perché la lingua è un'emanazione di quello che siamo culturalmente, socialmente, anche politicamente. E mi interessa molto questa cosa, perché quando si parla di Esperanto si parla di... mi piaceva questa cosa che dici prima, mi ha chiarito molte cose. Comunque deve essere una seconda lingua in qualche modo, sì. Non è una lingua madre, perché nella lingua madre troviamo comunque degli stilemi, delle parole, un lessico che racconta molto di quello che magari siamo. Trovare una lingua veicolo, una lingua che mette in relazione le diversità, è qualcosa che mi affascina molto e che non è l'utilitarismo tipico della lingua inglese o di quello che poteva essere la lingua spagnola, perché
la maggior parte dei popoli parlano spagnolo. È qualcosa che, almeno questa è la mia percezione, che mi racconta qualcosa di più, cioè una volontà che va oltre la lingua. Dove, e riprendo un po' Don Milani, il modo migliore per essere razzisti è spingere verso una totale uguaglianza. Uno pensa che uguaglianza sia un termine che è associato in realtà a tolleranza, a democrazia. L'uguaglianza invece è il contrario, è la diversità, è accettare la diversità, che è un qualcosa che invece ci porta a relazionarci in una dimensione veramente di apertura verso l'altro da sé, verso l'altro da noi stessi fondamentalmente. Quindi io penso che ci sia qualcosa di molto diverso a livello proprio di contenuto, di sostanza, ma di suggestione, mi viene anche da dire, tra la lingua veicolare, che è l'inglese, e una lingua come è l'esperanto, probabilmente. Ma allora, senz'altro, intanto torno a dirlo per questioni spiccatamente di carattere politico ed economico. Una lingua veicolare come l'inglese in questi tempi, come sono state altre lingue in altri tempi storici, si sono affermate essenzialmente grazie ad una prevaricazione che ha avuto magari un'origine di tipo bellico, di vittoria di una guerra, o anche una prevaricazione di carattere economico, cosa che assolutamente nel caso dell'esperanto non possiamo tranquillamente dire. Più che il termine ricerca di pace, io utilizzerei il termine pacificazione, perché è più evidente la presenza di una volontà, di un'intenzione, di una decisione chiara rispetto al fatto di utilizzare una lingua come uno strumento che porti poi verso quel determinato fine, che in questo caso è quello di collocare tutti i parlanti ad un equo livello di competenza linguistica. E mi riallaccio al discorso, alla citazione che tu portavi di Don Milani, che giustamente si scagliava contro l'uguaglianza, la pretesa di uguaglianza come semplice livella per metterci la coscienza a posto da un lato, però dall'altro lato neanche sforzarci troppo nel garantire un equo accesso al sapere. Don Milani si batteva molto sulla caratteristica dell'equità come libertà e reale uguaglianza di accesso al sapere. Nel caso dell'esperanto, l'utilizzo come seconda lingua sganciata da fini prettamente economici si innesta ancora in questo discorso. L'impararla, l'apprenderla come seconda lingua, intanto può essere frutto di una decisione, e poi soprattutto garantisce in maniera più forte il raggiungimento di adeguati, anche eccellenti livelli da parlanti che arrivano da idiomi linguistici anche completamente diversi. Ai congressi esperantisti mi è capitato di interloquire con persone asiatiche, persone svedesi, insomma più o meno tutti con livelli analoghi, anche per chi arriva con un livello basilare. L'altra caratteristica interessante è questa, che anche per chi raggiunge al momento un livello basilare non è così difficile comprendere un parlante di livello più, come dire, più evoluto, comunque più competente. Se, ma non faccio questo esempio ora perché metterei nei casini Emanuele e non lo faccio, però se volessimo provare per un parlante italofono che non conosce l'esperanto ad ascoltare la sua traduzione senza averci prima ascoltato, probabilmente capirebbe qualcosa. Non necessariamente tutte le parole, ma capirebbe il senso di quello che si sta dicendo. E in questo, secondo me, sta proprio la genialità che ebbe Zamenhof nel creare anche una lingua che potesse essere realmente appresa in una maniera piuttosto facile. C'è poi tutto il dibattito, ma questa è materia soprattutto per linguisti, e in questo caso non mi ci metto in mezzo, perché altrimenti direi di sicuro qualcosa di sbagliato. C'è molto dibattito rispetto al fatto che realmente, ad esempio, un parlante non europeo, quindi che non, insomma, non arrivi da una lingua madre di tipo europeo, possa avere un livello analogo, o meglio, una facilità analoga nell'apprendere l'esperanto rispetto ad un parlante europeo. Ma queste sono disquisizioni di settore che lascio a chi è davvero competente nell'ambito. Di certo si tratta, secondo me, di un'intenzione alla pacificazione, intesa anche come pacificazione di tipo sociale. Il discorso dell'altro, per tornare alla domanda iniziale da cui siamo partiti, in primo luogo l'altro non lo vedo al di fuori di me, ma lo vedo in me. In questo senso mi tornava la citazione di uno dei saggi meno conosciuti di Freud,
che titolava proprio Il Perturbante, o meglio, Il Perturbante è la traduzione italiana di questo saggio che titola nella versione originale, mi scuso per come pronuncio il tedesco, Das Unheimlich, in cui è presente la radice Heim, casa, abitazione, ma anche ambiente primordiale, personale. E lui fu il primo, non solo in questo, in moltissime altre cose, però a porre l'accento sul fatto che l'alterità che io fatico a riconoscere nell'esterno in realtà è un'alterità con la quale devo pacificarmi prima di tutto all'interno di me. Tutta la narrazione populista, di cui in questo periodo siamo assolutamente oberati, va in questa direzione, va intanto nella direzione di accantonare la ragione. Non si propone più una narrazione che abbia un fondamento razionale, semplicemente si conduce una narrazione di pancia, una narrazione molto emotiva, una narrazione per certi versi travolgente, che ha un successo, perché a livello mediatico ha un successo, questo è tangibile, che fa leva sull'altro, ma può far leva sull'altro perché prima ha costruito un terreno di paura in cui può utilizzare l'altro come capro espiatorio. Infatti l'altro potremmo dire che è un po' intercambiabile. Se 50-60 anni fa poteva essere il meridionale a Torino, perché per quello che ho vissuto io nella mia città fino a 40 anni fa non si affitta ai meridionali, poteva essere in un altro contesto, un altro, adesso sono i migranti, ma chissà, tra due settimane magari, adesso sono i cinesi tra l'altro, quindi non sono neanche più migranti. Quindi l'altro in realtà, come altro al di fuori di sé, ed è tutto intercambiabile, ma perché è l'altro all'interno di noi stessi, quello con cui non abbiamo ancora fatto pace. Non so in questo quanto l'esperanto possa essere più d'aiuto rispetto ad altre lingue, però intanto ci obbliga un po' a farci qualche domanda, nel senso che in qualche modo ci dà uno strumento molto facilitante l'incontro con l'altro. A quel punto sta solo a me decidere se mi va ad incontrare l'altro e in che modo, però a quel punto non mi posso più nascondere, non mi posso più nascondere dietro una crisi economica, perché allora il migrante è quello che ci viene a rubare il lavoro, non mi posso più nascondere dietro un virus, perché il cinese allora è quello che ci porta le malattie, e via dicendo. Cioè, lo strumento in mano ce l'ho, sta a me utilizzarlo, scegliere se utilizzarlo. C'è molta intenzione, c'è molta volontà, c'è decisione. La decisione è frutto della ragione, è frutto anche di un approccio critico alla realtà. La narrazione di tipo populista, una narrazione che va di pari passo con un'ottica profondamente consumistica e capitalistica della vita che noi conduciamo, perché un sistema socio-economico di questo tipo essenzialmente ci vuole soldi, ci vuole in lotta, ci vuole insomma come cani affamati che rodono l'ultima dose di mangiare, quando in realtà non è affatto l'ultima dose, ma non ne siamo consapevoli. Allora ci viene molto comodo trovare un'altra persona sulla quale proiettare tutte le nostre miserie, perché poi miserie sono null'altro. A me fa molto pena un politico che si riduce a fare il siparietto dell'andare a citofonare a casa di un ragazzo che magari non conosceva. Prima che rabbia, a me fa pena. E questo è il punto. Mm-hmm. Sì, qua passiamo, allora... Sì. Ma fra l'altro avrei avuto da dargli 2 o 3 indirizzi per suonare il campanello e chiedere la stessa cosa. Suonare il campanello a lui, guarda. Ma, esatto, saperlo prima. Adesso suonare, ti dico io devo andare a suonare. No, comunque, al di là di questo, adesso siamo passati dal tema, appunto, della lingua al tema del linguaggio. No, vedi che alla fine, in qualche modo, allora, il linguaggio politico populista di adesso parla la pancia e ci richiama uno scenario di un certo tipo che... sostanzialmente ci rassicura, perché non ci mette nella condizione di metterci in gioco e quindi di riconoscere quella parte dentro di noi che noi andiamo a proiettare su altri, fondamentalmente, ma che abbiamo. E questa cosa mi ha fatto pensare a un aneddoto che poi avevo inserito anche nel mio romanzo, che mi raccontò mio padre, in realtà, perché a Bressanone un preciso periodo, poco prima di Natale, un preciso periodo dell'anno, i contadini portavano le vacche sostanzialmente al mattatoio e c'era questa sorta di processione dove c'erano davanti i contadini con un fare, diciamo, non borioso ma comunque molto orgoglioso, perché era la ricchezza del paese quella cosa lì, quindi erano in qualche modo accolti, no, come i salvatori della patria, e dietro avevano questa fila molto lunga di vacche con i loro campanacci, e mi ricordo anche io da piccolo questo suono quasi
quasi diabolico, no? Perché si arrivava sul clar delle tenebre, sentivi queste campane, un silenzio nel paese che si generava improvvisamente, e arrivavano e portavano le mucche al mattatoio. Cosa facevano? Lì si incominciavano a spuntare da dietro i cespugli, da dietro gli alberi, un sacco di bambini che incominciavano a correre verso il mattatoio, no? Come matti, con una felicità incredibile. Portavano le vacche dentro, le uccidevano, e i contadini dentro uscivano dal mattatoio con i bicchieri ricolmi del primo sangue delle vacche, sostanzialmente, perché e li cominciavano a distribuire a tutti i bambini. I bambini erano sia italiani che tedeschi. Cosa vuol dire? Quando tu bevi il sangue, chiaramente aumenta improvvisamente la pressione, è una forma primordiale di doping, sostanzialmente. Cioè la pressione va alle stelle, ti viene per un periodo ridotto di tempo un'energia addosso incredibile e sei pronto alla battaglia. E gli italiani e i tedeschi facevano a botte. Le due comunità, no, nella loro proiezione ancora in nuce, sostanzialmente, incominciavano a lottare fra di loro, a picchiarsi, fatti duri come dei copertoni con il sangue delle vacche, sostanzialmente. Questa roba succedeva ogni anno. Ma è successa una cosa una volta, questo me lo raccontò mio padre, è successo, e in qualche modo parafrasando quello che stavi dicendo tu, è successo che uno di questi bambini ha riconosciuto la diversità dentro di sé. Era italiano e ha cominciato ad andare con i tedeschi, ha cominciato a menare i suoi amici italiani. E allora gli altri dicevano, no, scusa, tu sei dei nostri, cioè, sei anche quello tra i più forti, no? Scusa, no, torna da noi. No, no, io mi meno tu. E come sto a menare come un pazzo? E questi tedeschi inizialmente guardavano e hanno detto, beh, ok, andiamo. E poi lui, dopo gliel'hanno chiesto, dopo che, insomma, le ferite erano passate, quindi dopo qualche anno, ma scusa, perché te sei andato quella volta lì? E lui ha risposto, ma non saprei, però fondamentalmente mi sentivo più, sono più forti di voi. Io sono più forte di voi. E sono andato con i più forti, essendo più forte, no? Cosa me ne frega se sono tedesco o italiano, no? E cominciate a menarvi, non mi rompete, no? Cosa c'è che non va? Dov'è il ragionamento con un fila? Fila, fila, no? E in qualche modo lui ha se n'è fregato di questa roba, è uscito, no? Da questa dimensione eterodeterminata. Si è messo in gioco e ha preso in mano quello che in quel momento era il suo interesse, fregandosi di tutto e di tutti, no? Allora, mi ha fatto venire in mente questa cosa. Ma quello che, e ritorno quindi, poi chiudiamo così, ritorno a quello che era l'intro, sostanzialmente, così magari apriamo un attimo anche il dibattito. E quello che mi interessava è che tutti e due avete toccato, avete considerato. Io prima, provocatoriamente, facevo la distinzione fra una comunità è una lobby, oppure quella adesso si chiama comunità di pratica, eccetera. Ci sono mille modi di fare comunità, però la comunità è la lobby. La lobby comunque incide sul legislatore. Noi in Alto Adige abbiamo ben presente questo tema. Il tema non è la lingua, no? Il tema è che oggi, che comunque abbiamo sostanzialmente dei cavò aperti, pieni zeppi di soldi, voglio entrarci io in quel cavò, non ci entri tu. Il tema è poi quello, no? Me li porto via io, no? I danari non te li porti via tu. Allora utilizziamo il grimaldello della lingua per incidere sulle scelte del legislatore. Quindi non è più una comunità linguistica come viene definita, sono delle lobby, sostanzialmente, che si sono sedimentate e si sono rafforzate nello scorrere del tempo. Oggi, quando le necessità sono decisamente inferiori rispetto a una volta, invece sono più forti che mai queste lobby. Allora quello che chiedo è questo. A te chiedo se è vero che sul tema della lingua spesso e volentieri si può fare lobby, e come, e a te chiedo anche come si è rapportato il mondo, diciamo, degli esperantisti rispetto, mi viene in mente, la comunità europea o altri organismi internazionali che potevano in qualche modo accogliere questo tipo di istanza e forse investirci molto di più dal punto di vista politico. Quindi prima te e poi apriamo se volete a tutti. Ci sono dei casi un po' strani, perché da un lato si è fatta lobby in questo senso per 50 anni grazie appunto alla Democrazia Cristiana locale, cioè le SVP,
tutto il potere economico e legislativo era in mano a un unico partito che aveva la maggioranza bulgara dei voti, perché le SVP portava a casa roba tipo il 65% delle cose, insomma. Perché comunque prometteva tutta una serie di favori a una comunità linguistica, no? Essendo la maggioranza sul territorio, diceva: vabbè, io vi do la proporzionale, vi do tutto quello che vi serve. Se un cavolo di meletto vi viene tirato giù dalla grandine, paga la provincia. E quindi faceva lobby facendo leva sulla lingua. Ora, dicevo prima, comincia anche questo meccanismo a venire un po' meno, perché comunque anche la crisi economica è arrivata anche lì, e quindi vedi che i voti cominciano, no, a perdersi verso destra, naturalmente, perché viene utilizzato la leva del populismo, la paura dell'altro, eccetera, eccetera. Ci sono poi dei meccanismi che portano a ulteriori paradossi, no? Se pensa, parlavamo dei ladini prima, mi hai fatto venire in mente una cosa. I ladini sono una piccola lobby, perché sono fuori dal conflitto tedeschi-italiani. Sono un po' tedeschi e un po' italiani, loro hanno le loro cose, parlano tutte e tre le lingue benissimo, gestiscono i loro affari al meglio, hanno gli hotel dove, no, ci sono gli chef stellati, arriva Tom Cruise con l'elicottero, va a cena da loro. Sono proprio una comunità a parte. E all'interno di questo meccanismo in cui le due comunità linguistiche si, come dire, stridono, no? Tra loro si sono sempre infilati tranquillamente. C'è un posto per ogni ladino, sono 18.000, c'è un posto di lavoro per loro ovunque in Alto Adige praticamente, e noi dobbiamo fare il patentino in tedesco, i tedeschi devono farlo in ladino, i ladini lo fanno in tutte e due le lingue, ma praticamente non gli serve, perché hanno il posto praticamente assicurato lo stesso. E non solo, c'è questa cosa stranissima per cui se tu sei ladino, commetti un reato, hai diritto a un processo in ladino. Probabilmente il giudice, se non è tuo zio, poco ci manca, perché non è che tutti parlano in ladino. 18.000 in tutto il 18.000 territorio. 18.000 in tutto il territorio, sai. Ecco, il quartiere Santo Stefano fa 60.000. Esatto, il quartiere, cioè, Santo Stefano. Allora io posso commettere un crimine e pretendere un processo in ladino, e probabilmente, voglio dire, se non è mio zio, è il mio vicino di casa che mi giudicherà, no? Per cui si creano anche questi paradossi, queste piccole ingiustizie che derivano ovviamente da una pratica legata a una, come dire, a una politica che è nata, cresciuta e si è sviluppata sulla questione linguistica. Quindi la piccola lobby dei ladini, diciamo, no, è anche un caso stranissimo di sviluppo di una politica legata alle comunità, al territorio, alla lingua. Tutti i vantaggi economici derivanti dalle SVP, da 50 anni di vittoria di questo partito mostro che ha governato le sorti dell'Alto Adige fino ad oggi, ma continuerà a farlo, derivano da del lobbismo. Tutte le leggi provinciali che sono diverse, alcune sono fantastiche, le leggi provinciali bolzanine sono fantastiche. La comunità europea dice: se la tua scuola ha meno di 5 scolari, dico, chiudi la scuola e vai in un paese più vicino. L'Alto Adige ha detto no. Io non lo faccio, perché sennò le comunità montane si spopolano, e quindi se a scuola ci sono due bambini, la scuola continuerà a starci, perché tanto ne abbiamo i soldi e lo facciamo. Per cui, voglio dire, ci sono delle leggi che in effetti dici, ma sì, no, perché mi sembra giusto, no? E quindi, insomma, l'Alto Adige riesce a fare delle cose facendo proprio delle lobby che nascono però da questo processo qua, da un processo ricattatorio. Ma tutto questo vantaggio, tutti questi soldi, da dove arrivano? Beh, arrivano dal fatto che ci sono altre lobby che hanno l'interesse a fare degli affari con la piccola lobby su tirolese. E voi direte, ma perché? Beh, perché il sistema elettorale italiano è costruito in modo che le maggioranze siano sempre risicate, e quindi quei quattro senatori delle SVP ti fanno la differenza, ok? E se i quattro senatori delle SVP ti dicono, guarda, vuoi evitare la crisi di governo? Ci pensiamo noi, ma in cambio ci devi dare qualcosa. È sempre stato così, perché uno dice, ma perché siete così ricchi? Perché avete tutti questi vantaggi? Beh, insomma, perché abbiamo fatto del lobbying brutale proprio, no? Ponte. Allora, la comunità esperantista, potremmo dire, sin dagli inizi si è caratterizzata anche per un ricco tessuto associativo, che comunque ha sempre cercato sia un dialogo sia una presenza anche in enti governativi, anche di tipo sovranazionale. Pensiamo ad esempio all'Unione Europea,
pensiamo anche a realtà associative di tipo internazionale. Questo, da un punto di vista della storia della comunità esperantista, ha avuto alterne vicende, alterne fortune. Quindi ho citato poco fa il periodo, potremmo dire, d'oro di riconoscimento anche della novità che avrebbe potuto portare l'esperanto se esteso all'Unione Europea, che è soprattutto relativo alla prima metà del Novecento fino agli anni Sessanta. Dopo il potere di influenza è stato ridotto, ma non è affatto scomparso, cioè la presenza associativa, il tessuto associativo esperantista continua ad essere molto vitale e Nitobe stessa, di cui faccio parte come consigliera, è nata in ambiente esperantista con l'intenzione di portare avanti questioni di difesa dei diritti linguistici e di democrazia linguistica anche in un contesto non solo esperantofono. Quindi diciamo che l'ottica con cui si è via via mossa la comunità esperantista sì, ha sempre guardato la possibilità, se non di fare lobby, perché secondo me non si può parlare per la storia esperantista di questo tipo di fenomeno, però comunque di avere una sua presenza e una sua possibilità di dialogo di volta in volta con i diversi enti. Questo con alterne vicende, però si può per certo dire che ancora oggi, nel 2020, è un tipo di non tanto di presa di posizione quanto di azione politica ancora molto presente e che comunque porta dei risultati. Sì. Bene, se qualcuno di voi ha delle suggestioni, delle domande, insomma, qualcosa da dare in più a quello che abbiamo detto, volentieri. Come no, Marco? Una curiosità, insomma, sì? Se parlate del censimento che erano degli anni Ottanta, cioè capire se oggi è una cosa che continua nel sì? modo, cioè sì. Uno è iscritto sempre a una comunità. Sì, non puoi cambiare. Cioè comunque anche se io o lui volessimo andare lì e dire guarda, perché magari ci conviene, no? Sono tedesco, anzi sono ladino, guarda, come sono ladino, datemi un posto di lavoro. Non puoi farlo, perché comunque vengono a verificare la tua famiglia. Credo che l'ultimo censimento risalga agli anni Ottanta. Dici, ma che cosa cambia? Al di là della proporzionale di questo, ad esempio, uno dice, beh, se tu hai dei figli, visto che la lingua è così importante, visto che comunque per lavorare eventualmente devi avere il patentino, ma al di là delle cose burocratiche, comunque sai un'altra lingua, vivi in un posto dove puoi parlare più lingue, no? I tempi sono cambiati, la gente ha voglia di imparare il tedesco, non sono più celtroni come noi che abbiamo fatto tutta quella fatica. No, esatto, tu perché sei stato in Germania. Io... No, ma è proprio così invece. No. No. Scherzo. Il problema è che, ad esempio, se io sono di famiglia italiana e voglio mandare mio figlio, mia figlia, ad esempio alla scuola materna tedesca, sapete che noi abbiamo anche... le scuole, noi abbiamo tre assessorati, tre scuole, cioè, sì. No? Io voglio mandare mio figlio ad esempio a una scuola tedesca, non posso farlo, cioè, non posso iscrivere mio figlio alla scuola materna tedesca, perché no, tu sei italiano, non si può fare. Ma quindi quel censimento lì degli anni Ottanta comunque ha delle implicazioni pratiche, non solo politiche o ideologiche, no? Poi è chiaro che c'è la gente che dice no, perché io sono italiano, siamo in Italia. Voglio dire, no? Magari qualcuno ci ha anche pensato, ma io quasi, che me frega a me? Mi metto da un'altra parte, ho i miei vantaggi. No, è proprio impossibile. E questo comporta appunto difficoltà sul lavoro, difficoltà sulla scuola. Proprio anche, è come se avessero costruito una barriera per impedire, no? A chiunque di poter accedere anche all'altra metà, no? Di quel mondo lì. Cioè è proprio difficile far vibrare le proprie particelle in un altro modo, è proprio difficile accedere all'altro mondo, perché ci sono delle barriere burocratiche costruite attorno a quel maledetto censimento, delle barriere burocratiche costruite attorno a una questione di identità che ormai, per fortuna, molto spesso comincia a essere sempre più labile, perché poi Bolzano è anche in una posizione per cui appunto è al centro di questa famosa Euregio che sì, è andata, non è andata, però comincia a essere un posto dove ci sono un'università che è tra le prime 10 delle migliori università più piccole del mondo. Che peraltro non c'era quando noi che non c'era, potevamo non scegliere dove andare. C'era l'università, sì. L'anno dopo. Tra l'altro ovviamente non c'è la facoltà di lingue, non si ha mai. Però c'è quella di economia. Ma certo.
perché chiaro, chiaramente non si ha mai. Poi ci sono dei poli di ricerca avanzatissimi, c'è il Tech Park, insomma comincia ad arrivare gente dall'estero. E come no? Si chiama? Noi, no, come Tech si chiama? Park. Esatto. E come si chiama? Era la Libera Università. Libera Università di Bolzano. Poi c'è il Noi Tech Park, insomma c'è il museo, cominciano ad esserci delle realtà che attirano delle persone da fuori. Ma anche lì non c'è, è come se anche loro vibrassero a una terza velocità, non c'è nessuno, ci sono quattro velocità. Quindi i professionisti dell'high tech che arrivano a Bolzano per il Noi Tech Park, i tedeschi, gli italiani e i migranti. Sono comunità che non si mescolano, non funzionano. Sì, io non ho una domanda, ma una richiesta. Dunque, dopo averci illustrato appunto le difficoltà di comunicazione e conflitti tra le persone che ci sono in questo territorio, mi piacerebbe parlare del libro che ho letto di Marco Feld e di come è stato introdotto il personaggio esperantista che appunto è come un sospiro di sollievo, ci dà un momento di aria in questo noir che racconta, ambienta i conflitti tra le persone. E ricordo tra l'altro che qui in aula c'è anche un esperantista che è cresciuto a Bialystok, che è la città dove è cresciuto, dove è nato Zamenhof, e dove Zamenhof ha pensato di creare l'esperanto proprio perché vivevano dei conflitti molto elevati, difficili tra le comunità linguistiche a Bialystok, dove tra russi, francesi, ebrei, polacchi, non c'era comunione, non c'erano ponti, l'esperanto è nato lì, collegato. Va bene, guarda, la cosa strana è che ultimamente ci sono molti romanzi di genere che vengono ambientati in Sud Tirolo, a parte i due qui presenti che hanno ambientato i loro romanzi in Sud Tirolo, ce ne sono altri che hanno lavorato in quella direzione. Anche nel romanzo di Alex c'è questo racconto, no, che ha a che fare appunto con lo scontro italiano e tedeschi. Io vabbè, non dico altro, però ho letto altre cose di Alex che vanno in questa direzione. Noi abbiamo scelto di fare, io e Guglielmo, il mio socio è siciliano, abbiamo scelto di ambientare il nostro noir lì perché volevamo raccontare una storia che appunto andasse a mettere le mani nel passato oscuro dell'Alto Adige, e questo passato oscuro è legato inevitabilmente a quello che vi ho raccontato adesso, no? Conflitti etnici, conflitti linguistici, bombe, terrorismo, l'altro da sé, calato in una realtà contemporanea che guarda al passato e, come dire, questo giallo ha la soluzione del suo mistero in quel passato là di conflitto. Tutta la storia è raccontata dal punto di vista di due personaggi, uno siciliano che viene trasferito a Bolzano e si ritrova in una città aliena, totalmente aliena, perché le persone attorno a lui sono stranissime per lui, no? La città stessa è strana, il fatto di non poter lasciare la macchina due secondi che non ti facciano una multa è stranissimo, il fatto che le persone, a un certo punto lo dice, il fatto che le persone prendano gli autobus a idrogeno come nel 2100 ma in realtà vivano come negli anni 50 è una cosa molto strana. E l'altro personaggio invece è un meticcio, un caso raro di italiano-tedesco che si trova sul confine tra le due realtà. In tutto questo, la voce dell'autore, di questo Marco Felder, che è l'incrocio di me e Guglielmo, non abbiamo mai voluto esprimerla. Non abbiamo mai detto che cosa pensiamo effettivamente di quella realtà che abbiamo deciso di raccontare. Non l'abbiamo fatto mai, tranne che attraverso lo sguardo di un personaggio particolare, che è un vecchio notaio esperantista. L'abbiamo scelto un po' come fa, anche qui, virgolette, come fa Tolkien con Tom Bombadil, no? Cioè un personaggio che in qualche modo incarna l'autore, dice la sua, non viene toccato dagli eventi e esprime un parere, se vogliamo. Ecco, il vecchio notaio Hackmüller è un esperantista che ha vissuto sulla sua pelle gli anni del terrorismo, dell'irredentismo, ha visto che cosa significa, ha visto gli orrori, ha visto le tensioni, ha visto tutto questo e esprime un suo parere molto ficcante. Guarda, io tra l'altro manco ti avessi letto nel pensiero, ce l'ho più o meno qua, no? E incontra Tanino, il personaggio
siciliano che va a parlare con lui e gli parla in esperanto, e lui non capisce, dice boh, sarà ladino. No. E lui gli risponde che non è ladino ma che è esperanto, no? E gli spiega più o meno che cos'è, no? E alla fine dice, beh, è un gran mischione. Sì, un gran mischione in cui nessuno si sente messo da parte o troppo protagonista. Un mischione per imparare il quale bisogna confrontarsi con l'altro all'ennesima potenza e allontanarsi da sé. Le radici, l'orgoglio identitario, il bagaglio della tradizione, tutte balle. Inutili e pericolose. No. Sono socio da anni della Fondazione Esperantista. E ora che sono in pensione cerco di diffondere l'esperanto in ogni modo. È come diffondere la fratellanza. No? Ma è lui, il personaggio con cui interloquisce, pensa dentro di sé. Minchia, ma uno sano di testa? Mai, eh? E allora però gli chiede, e ci riesce? Ovviamente no. La gente è troppo fissata con l'identità. Vuole sempre riconoscere i propri difetti in quelli di una comunità e farli passare per inestimabile patrimonio culturale. Gli dà sicurezza in usarsi la pipì a vicenda, come i cani. Così credono di sapere chi sono e dove vanno. Io sono nato e cresciuto qui, in un posto in cui il fuoco etnico ti brucia l'anima fin dalla culla. So di cosa parlo. Ma il fatto che sia un tentativo impossibile non significa che non sia doveroso insistere, perché come diceva Beckett, ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò, fallirò meglio. Grazie. Lì è una scelta. Lì è una scelta che fanno i genitori. Fra l'altro, è una scelta che non appartiene alla persona che sarà censita in un modo o nell'altro, perché non è ancora in grado di decidere. È come il battesimo. Esatto. Però ed è più difficile anche per sbattezzarsi, non è semplice. Sì, c'è sì, c'è sì. Un percorso complicato, però in quel caso è una scelta che viene fatta dalla famiglia in maniera condivisa. Dalla famiglia della famiglia. Sì. È una follia burocratica. Il primo grande litigio della famiglia sarà probabilmente quello, perché insomma, però così. Allora, sì. Per gli immigrati c'è un altro percorso che viene fatto, che è puramente di tipo professionale, cioè tu puoi fare il patentino, che noi abbiamo, insomma, ci sono una serie di professioni a cui è collegato un esame di certificazione linguistica sostanzialmente. Quindi non c'è un'idea, una sorta di autodichiarazione, un'autodenuncia di appartenenza. Però per fare determinati lavori tu devi arrivare a un livello linguistico di un certo tipo. Fare il turbino, una volta c'era il D, adesso c'è il C, per esempio, che è già un po' più complicato. No, certo. E quindi questo crea già una prima barriera. È ovvio che quando parliamo di impieghi pubblici, parliamo di impieghi che richiedono un patentino molto alto. È molto difficile che, non so, un cittadino magari rumeno o del Senegal, piuttosto che riesca a arrivare a un livello di conoscenza e di abilità linguistica così alto. Quindi il tema è quasi come se non si ponesse. Quel tipo di professioni sostanzialmente sono comunque non accessibili. Anche questo è un grande tema di esclusione, per esempio. Sì. Allora. Stessa cosa. I figli... No, perché abbiamo tutti i casi di persone che conosciamo, perché per fortuna stanno nascendo figli di seconda e terza generazione, queste sono sempre le nostre speranze, però sì. Anche per quelli viene richiesta la scelta del papà, anche se un papà che a sua volta non è censito, però può fare la scelta se è cittadino altoatesino,
con la residenza in provincia autonoma di Bolzano, ma per avere quella residenza allora, fai prima a Monte Carlo te la danno prima o comunque esatto fai prima a debellare il populismo in Italia probabilmente. Sì. Io avrei una domanda che si ricollega un po' al discorso che è venuto fuori del genitorialità, di figli, dell'appartenenza linguistica dei figli, con una cosa che ha detto Alex, e però la domanda sarebbe per Gianfranca, perché Alex ha detto che in un mondo ideale in realtà l'esperanto dovrebbe essere effettivamente la seconda lingua di tutti, ma noi esperantisti sappiamo che in realtà, cioè, negli ultimi anni sta nascendo anche una generazione di esperantisti madrelingua. Quindi volevo sapere un'opinione di Gianfranca riguardo di questa generazione di esperantisti madrelingua. Secondo te, se con questo tipo di formazione familiare di base possono in qualche modo avere di riflessione. Ma la questione dei denascari, che in esperanto è il termine con cui si identificano i figli madrelingua esperantofoni, quindi la questione dei denascari per un certo verso mi ha sempre affascinato molto, per l'altro verso mi ha sempre inquietato altrettanto. Nel senso che non è tanto il fatto di apprendere da subito a parlare con i propri genitori una lingua che come dire, è una lingua pianificata. La questione che io mi pongo è l'aspetto ambientale, cioè noi tutti esperantofoni sappiamo bene che l'esperanto come lingua effettivamente praticata la possiamo praticare in alcuni tipi di contesto che sono del tutto deterritorializzati, che sono i congressi, che sono i festival, che sono occasioni come questa. Siamo una comunità più che nomade, cioè più che anarchica, non so neanche bene come definire la comunità esperantista. Da un punto di vista dell'ambiente inteso anche come territorialità, cioè come contesto caratterizzato anche da una territorialità che io frequento nel quotidiano, io mi pongo dal punto di vista del figlio madrelingua esperantofono e mi chiedo: ma che tipo di esperienza potrà avere? Nel senso, partiamo da un esempio classico del figlio di coppia mista. Figlio di coppia mista, non so, madre italiana, padre inglese, vivono o in Inghilterra o in Italia, da qualche parte vivono, ci sarà una lingua ambientale che probabilmente, non è detto, ma probabilmente può essere la lingua parlata da uno dei due genitori, e comunque una lingua che questo bambino di cui questo bambino farà esperienza in diversi contesti. Io mi chiedo, ma è una domanda alla quale neanch'io in realtà so rispondere, perché conosco troppo poco quel tipo di realtà e perché non so proprio dati alla mano quale entità abbia questo fenomeno. Noi sappiamo che a livello scientifico proprio possiamo dare delle affermazioni chiare quando abbiamo determinate evidenze, che non so, perché semplicemente non conosco, nel caso dei denascari, di quale tipo siano. Mi pongo anch'io delle domande che forse sono le stesse tue, alle quali però non so dare una risposta. A me fa piacere intervenire su questo tema perché ho un'esperienza in casa, conosco parecchie persone con figli appunto denascari esperantisti, e non ho assolutamente fatto lo studio, ma a livello esperienziale quello che noto è che per i bambini esperantisti comunque l'esperanto è una seconda lingua anche quando viene imparato in casa, perché vivono in un contesto, vivono in un ambiente, vanno all'asilo, scuola, imparano il lessico e gli usi, in modo di dire, del posto dove crescono. In più hanno un'altra lingua, che può essere appunto una lingua imparata anche dalla mamma, ma è comunque un'altra lingua rispetto a quella del contesto dove vivono. Spesso i bambini denascari per anni rispondono nella lingua dell'ambiente ai genitori che gli parlano esperanto, e poi quando si trovano in un contesto esperantista dove sono un po' più grandini e cominciano a sviluppare un approccio emotivo, delle relazioni, un'amicizia con altri esperantisti che non conoscono la lingua del paese dove sono cresciuti, allora wow, conosco già l'esperanto, lo posso utilizzare. E all'improvviso si rendono conto della ricchezza enorme che hanno guadagnato ascoltando questa mamma, questo papà che parlava una lingua così percepita come strana e inutile fino a quel momento.
Quindi io credo che veramente sia un po' una questione di una cartina, capire se è utile o non è utile. E la lingua prevalente è la lingua necessaria fino al momento in cui il bambino si trova in quel contesto. Mm. Quando si trova in un altro contesto ha degli strumenti in più. Mm. E a livello sempre esperienziale, tendenzialmente, come tutti i bilingue, è favorito nell'apprendimento della terza e della quarta lingua. Mia figlia in particolare, adesso sta studiando l'inglese e il tedesco, e al momento è solo in prima media, ma li studia, ha una conoscenza nettamente superiore a quella dei suoi compagni, senza praticamente darsi tanto da fare a casa. Io credo che aver imparato l'esperanto da subito sia stato utile, perché automaticamente è abituata all'idea di potersi esprimere anche in altre lingue. Non ha mai pensato che l'esperanto fosse prevalente rispetto all'italiano, perché il papà parla italiano, fino a quando non si è trovata in contesto esperantista dove non c'erano altri bambini parlanti italiano, e quindi aveva bisogno di usare l'esperanto. Questa è la mia esperienza, mentre, poi non è una teoria. Mentre parlavi mi venivano in mente invece degli altri dati, però di tipo linguistico, per tornare alla domanda da cui era partito Riccardo. Mi è venuto in mente, da un punto di vista linguistico, so dirlo in maniera un po' superficiale, però si sono osservate delle particolarità, ad esempio nella costruzione della frase che realizzano i bambini dei Nascari, in generale le persone dei Nascari, rispetto agli esperantofoni seconda lingua, proprio a livello sintattico. Quindi ci sono gli aspetti interessanti che da un punto di vista linguistico si generano e che confermano comunque l'ipotesi che l'esperanto sia una lingua a tutti gli effetti, con dei meccanismi generativi del tutto particolari e comunque tipici di qualsiasi lingua. Io non mi addentrerei ulteriormente, perché non ci sono solo esperantisti, ma ci sono persone che si interessate alla questione di perché l'esperanto, e poi perché mi sembra che abbiamo utilizzato bene tutto il nostro tempo, quindi vi ringrazio per l'occasione, ringrazio le persone che hanno partecipato, e ricordo comunque che questa iniziativa è nata da Butta Esperanto Sozio, che è un'associazione che si occupa di esperanto e che ha sede legale a Bologna. E io sono Michela e la rappresento. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a voi.